L'Europa ha bisogno di ritrovare la propria anima, riscoprendosi una comunità di persone in cui prevalga il dialogo, l'inclusione, la solidarietà, lo sviluppo e la pace. Incontrando i partecipanti alla conferenza internazionale Rethinking Europe, un contributo cristiano al futuro del progetto europeo, Papa Francesco ha messo a fuoco le sfide che attendono il vecchio continente. In un discorso denso e lungo ha parlato degli individualismi odierni, figli di un frainteso concetto di libertà, dell'importanza del dialogo, soprattutto in politica, per evitare formazioni estremiste e populiste, del dramma dei profughi, dell'inverno demografico, del lavoro e di una globalizzazione senza anima, sferica, più attenta al profitto che alle persone. Purtroppo si nota come spesso qualunque dibattito si riduca facilmente ad una discussione di cifre. Non ci sono i cittadini, non ci sono i voti, ci sono i voti. Non ci sono i migranti, ci sono le quote. Non ci sono lavoratori, ci sono gli indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci sono le soglie di povertà. Il concreto della persona umana è così ridotto ad un principio astratto, più comodo e tranquillizzante. Se ne comprende la ragione, le persone hanno volti, ci obbligano ad una responsabilità reale, fattiva, personale. Le cifre ci occupano con ragionamenti anche utili e importanti, ma rimarranno sempre senza anima. Ci offrono l'alibi di un disimpegno perché non ci toccano mai nella carne.